E la sera dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. E la sera dei cani che parlano tra di loro della luna che sta per cadere, e la gente corre nelle piazze per andare a vedere. Questa sera così dolce che si potrebbe bere, da passare in 100.000 in uno stadio. La sera così strana e profonda che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda, tanto nera da sporcare le lenzuola. E l'ora dei miracoli che mi confonde, mi sembra di sentire il rumore di una nave sulle onde. Si muove la città, con le piazze, i giardini e la gente nei bar. Galleggia, anche senza corrente camminerà. Ma questa sera vola, le sue vele sulle case sono mille e suona. Ci sono anche i delinquenti, non bisogna aver paura, ma stare un po' sempre più grande nella notte che sta per finire, e la nave che fa ritorno per portarci a dormire. Musicali è il titolo dello spettacolo a cui assisterete questa sera. Perché Imprevisti Musicali? È uno spettacolo molto divertente che portiamo in giro io e il mio amico Daniele Vitali al pianoforte, al quale decretiamo già il primo applauso della serata.
La cosa simpatica di questo spettacolo è che ogni volta che lo suoniamo in giro la scaletta cambia, perché racchiude un po' i vari imprevisti musicali che nella vita di un musicista come me, come lui e come tanti altri entrano a un certo punto della vita e ci rimangono. Imprevisti musicali importanti che ti cambiano nel modo di ascoltare la musica, nel modo di vivere, nel modo di scrivere la musica, perché qui e là questa sera vi farò anche ascoltare delle mie canzoni che sono un po' una conseguenza di ascolti, di tanta musica ascoltata negli anni.